Sono state firmate le convenzioni relative alla dismissione di discariche pubbliche da chiudere ed inserire nell'anagrafe regionale dei siti contaminati. Si tratta di aree ricadenti nei territori comunali di Vacri, in contrada Capocroce, Farafiglio Rumpetri, a Colle San Donato, Fossa Cesia, Guardia Grele, Brugniti Colle Barone, Teramo, La Torre e Spoltore Santa Teresa. Gli interventi di bonifica riguardano aree interessate da forti criticità ambientali e da fenomeni di dissesto idrogeologico e saranno seguiti dalla chiusura definitiva dei siti. Gli interventi sono stati finanziati con risorse del programma Masterplan Abruzzo Patto per il Sud per un ammontare complessivo di circa 9 milioni di euro. I comuni avranno una tempistica da rispettare entro la quale presentare progetti esecutivi, avviare le fasi di appalto dei lavori. Il cronoprogramma ha una scadenza entro il 2021, devono essere fatte le obbligazioni giuridicamente vincolanti, quindi avere appaltato i lavori e contabilizzato. Queste sono tutte discariche molto vecchie, diciamo, con le modalità che si usavano a quel tempo, buche che venivano riempite, quindi discariche con forti criticità ambientali. In modo particolare abbiamo delle discariche abbastanza delicate come la Torre di Teramo, Guardia Grele, anche Spoltore, sono discariche che hanno, oppure quella di Farafiglio Rumpetri, situazioni o di dissesto idrogeologico o di criticità ambientale connesse ai rapporti con il sistema fluviale. Ci sono poi altre 12 discariche che diciamo sono osservate speciali. Sì, è la terza, chiamiamola, fascia di priorità, sono discariche che anche loro hanno delle criticità comunque inferiori a quelle che poco fa accennavo, per le quali stiamo chiedendo finanziamenti ulteriori. D'altronde tutti questi siti sono iscritti nell'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale o da bonificare, e l'anagrafe è costituita da oltre 700 siti in Abruzzo, quindi c'è molto lavoro da fare e le risorse da stanziare sono oltre 150 milioni di euro.